Ad Altavilla Silentina si rinnova il progetto Filemone e Bauci, dedicato alle coppie che festeggiano i 50 anni di matrimonio. Sono stati scelti questi due personaggi della mitologia classica, di cui narra Ovidio nella Metamorfosi, in quanto celebri per il loro profondo e reciproco amore. Filemone e Bauci, uniti in un casto matrimonio, vedevano passare i loro giorni più belli, invecchiare insieme, sopportando la povertà, resa più dolce e più leggera dal loro tenero legame. La leggenda narra che quando Filemone e Bauci furono prossimi alla morte, Zeus li trasformò in una quercia e un tiglio uniti per il tronco, un albero meraviglioso venerato per secoli. In un giorno da incorniciare tra i ricordi più belli, le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro sono state al centro di una vera e propria festa, articolata in due momenti. Uno conviviale, in cui è stato organizzato un banchetto, ed uno religioso, con la Santa Messa officiata al convento San Francesco dal maestro dei novizi Don Costantino Liberti. Dopo la celebrazione, il sindaco Antonio Marra ha donato una pergamena ricordo alle coppie. Alla serata, come di consuetudine, hanno partecipato inoltre le coppie che hanno concluso il corso prematrimoniale.